Buongiorno, 6:40 del mattino, sto andando a camminare e correre. Larissa sta ovviamente ancora dormendo, io ho gli occhi che ancora si chiudono, voi letteralmente siete dentro il mio portatelefono, quindi spero riuscite a vedere qualcosa. E niente, buongiorno. Buongiorno, vi do il buongiorno. In realtà vi devo dare anche la buonanotte perché ieri non ho concluso il vlog, ma eravamo stanchissime. Io e Lari abbiamo preso la cena e poi siamo andate immediatamente a dormire. Ci siamo addormentate che erano più o meno le 22:30 di sabato. Quindi vi lascio immaginare, abbiamo camminato veramente tanto tanto. Io questa mattina mi sono svegliata più o meno alle 6:30, anche se la sveglia era alle 6, però vabbè. Sono andata ancora al Castello Sforzesco. E poi ho preso una cosina perché io sono la sorella peggiore del mondo, faccio schifo come sorella e sono passata. Dai, cioè, non lo so. Sono passata in un certo Starbucks a prendere un caffè per una certa Lari. Voi conoscete una certa Lari? Io sì, tieni Lari. Poi è figa perché mi hanno dato proprio la cup, quella lì che serve per tipo camminare, no? E' bello che tra tipo un'ora dobbiamo andare nuovamente da Starbucks perché ci vediamo con Eleni e facciamo colazione. Ma io ti Infatti, prendo il tè, fammi un sì. altro Io caffè, ma... volevo prendermi il mio tè che prendo di solito, però ho detto vabbè, lo prendo tra un po'. Mentre Lari non riesce a carburare senza caffè, quindi per forza. E niente, quindi adesso io mi devo lavare perché ho fatto più o meno 9 km, 9 km e mezzo. E niente, quindi adesso mi lavo, anche Lari si prepara e ci vediamo. A Cordusio. Metro. Maria, il Cordusio è qua. Allora, vi voglio far vedere una persona super bellissima. Super, 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 super. 3, 2, 1. Voilà! Ciao, raga! È tornata la mia bambina! Ditemi se non è bellissima. Cioè, ditemelo, ditemelo, sono la migliore amica migliore del mondo. Ancora vivi ragazzi, neanche il Covid, neanche il Covid. Neanche il Covid. Adesso lei è in quel di Firenze, quindi probabilmente mi vedrete in quel di Firenze. Oh yeah, baby. Madonna. Ecco, vedi che serve il ciuccetto. Hai visto? Yuba sta prendendo in giro le mie perline per il telefono, potete dirle che sono molto in. Allora, amici di YouTube, io rido perché so già quello che voi starete per vedere, però vorrei che non mi giudicaste. Io adesso ho preso in giro Eleni per quel, come lo chiamo io, ciucciotto per telefono, portaciuccio. Però se mi seguite nelle stories già lo sapete, quindi skippate, andate avanti. Se non mi seguite, sì, l'ho comprato pure io, quindi chi, come che si dice, chi disprezza compra. Lasciamo stare. Grazie. Sono in, però sono un po'. Le scale sono in, la luce è out. Oddio, la luce è out, la E luce queste sono in. è in. No. Oh, amore mio, l'amore, la bionda. Che poi lei, io mi sono schiarita e lei si è scurita come era in In principio. principio, il capostipite proprio dell'inizio, degli Come era inizi, in degli principio. epiloghi. E poi dietro c'è Proprio Larissa che l'inizio, vero? sta morendo di fame, morendo di sete, morendo dalla voglia di Larissa vivere. sta morendo di fame, morendo di sete. Oh! Che bello! Pazza. Yeah! Ah, basta, non ci vado. Esatto! Ok, ci siamo. La lilla, la bianca, la nera. E poi l'arancione, dove cosa? Dimmi. Io voterei la rosa o la bianca. Per me è white. Io e te insieme facciamo la rosa. Allora, siamo al nostro sushi preferito di Viale Brenta. Abbiamo ordinato lì, c'è tutta la nostra lista No, di cose. Soloni. Cosa? All'uscita di Brenta con Soloni. Sì, il corso Lodi, però Facciamo la vedere metro cosa abbiamo Brenta. comprato. Ah, sì. Però, allora, prima abbiamo cioè, gli va tutto Leni, nel senso, ah, il coso del ciuccio dei bambini. Siccome io lo volevo già da un po' e vedevo che vicino al Duomo c'era uno che lo vendeva, Dove io ho preso la cover un botto di tempo dove fa. veniva cover, e io l'ho preso questo qua. Il portaciuccio.
portaciuccio, cioè io. Vabbè, tecnicamente è un portaciuccio. Mi sono fatta anche cambiare il vetro. Arriva lui, ho detto sì, io mi devo comprarmi la sua cover perché la sua scazzata. Ma me lo prendo anch'io il portaciuccio. Sì, l'ho preso anch'io. Allora, la cover lo so, è questo color per Vinca. È particolare, secondo me ci sta, perché rosa non c'era purtroppo, però siccome questo per Vinca è molto molto bello. E poi ho preso anch'io ovviamente il portaciuccio, però io l'ho preso rosa. Che ha messo Eleni la foto che gli hai fatto. Oh, Eleni ha pubblicato la foto che le ho fatto io, che bella. E praticamente c'era anche il portaciuccio tipo di questo colore qua, però secondo me è un bel contrasto rosa azzurro, mi piace. E il mio ha la scritta love. Allora vi do una breve review sui ciucci, ce l'ho ancora attaccato al telefono, portaciuccio, vabbè, il cosino che si attacca al telefono. Io mi trovo veramente molto molto bene, noto che da quando l'ho comprato mi capita di far scivolare il telefono molto meno spesso rispetto a prima, e inoltre, a parte questa cosa che secondo me è molto molto comoda, lo attacco quando magari porto fuori il cane, non quando corro perché sapete che ho un portatelefono apposito solo per la corsa. Però noto che quando porto fuori il cane o magari devo liberarmi le mani e ho il telefono in mano, me lo attacco al collo ed è molto molto comodo. Quindi devo ammettere che è molto carino, è un oggetto, è un accessorio per il telefono super 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 carino ed è anche molto molto utile. Io ho visto che su Amazon lo vendono, però costa veramente tanto. Molto carino. E niente, quindi siamo portaciucciate tutte quante. E ovviamente il mio sfondo c'è l'amore della mia vita, Madeline Patch. Sei pronta a mangiare, Lari? Sì. Ah, Lari ha fatto anche un acquistino da Victoria's Secret. Ovviamente c'era il... una promozione bellissima. Sì. Se ne prendi 5, 2, paghi solo 2. Sì, praticamente 3 sono in omaggio. Sì. Cioè, costano parecchio. Sì, però... No, sì, dai, cioè io non ne avevo. Sì. Allora ragazzi, mi dispiace come al solito, io veramente quando sono fuori casa ed ero veramente stanchissima mi sono dimenticata di registrare una conclusione per questo vlog. Lo so che lo faccio spesso come cosa, ma arrivo alla sera veramente talmente tanto stanca che semplicemente me lo dimentico. Comunque questa non è la parte finale di questo mio breve viaggio a Milano, perché vedrete un altro video, quello sarà il vlog conclusivo appunto della partenza, ritorniamo in Sicilia. E sarà un vlog molto carino perché comunque vi portiamo con noi all'interno dell'aeroporto, vi facciamo vedere un po' quello che abbiamo fatto quella giornata, rivediamo finalmente i nostri genitori dopo un po' di tempo, e anche quello secondo me sarà un vlog molto molto carino. Quindi ovviamente io vi aspetto anche nel prossimo vlog e spero che questo vi sia piaciuto. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e mettete mi piace a questo video. Bacio.